Siamo qui con la pagina No Censura al convegno del Movimento 5 Stelle sul signor agio bancario. Sta parlando Sergio Morandi dell'iniziativa Svizzera Moneta Intera. Dell'iniziativa monetaria, che consiste in primo luogo, fai pure avanti direttamente alla, così saltiamo, perché diventa troppo lungo. In primo luogo le banche non potranno più creare denaro. Quindi dovranno diventare dei veri intermediari, quello che oggi noi pensiamo che siano, perché ci portano a credere che le banche siano intermediari fra i depositi dei clienti e coloro che richiedono il credito. Così non è. Col sistema moneta intera sarà possibile che le banche utilizzino una parte dei risparmi dei clienti, soltanto quei depositi remunerati, non i conti correnti, cioè non quei conti a tasso zero, ma soltanto quei conti remunerati. Quindi il cliente dovrà sapere che quando fa un conto di risparmio, questo conto potrebbe essere utilizzato dalla banca per essere prestato. Tutti gli altri conti, i conti correnti, verranno messi fuori bilancio, così che anche se la banca dovesse fallire, non sarà possibile aggredire questi risparmi e i risparmi saranno finalmente sicuri. La responsabilità del cliente sarà quella di capire che se vuole investire i propri soldi dovrà scegliere la banca che meglio risponde alle sue esigenze e non dovrà fare come oggi di mettere i soldi in qualunque banca, tanto sono la stessa cosa. Perché una parte di responsabilità ce l'hanno anche i clienti, che non vanno mai a guardare se la banca presso la quale depositano i propri risparmi sia una banca solida o meno. Il secondo punto essenziale della riforma è a chi appartiene il denaro, appunto. Solo la banca centrale, la Banca Nazionale Svizzera, potrà emettere denaro, tutto tipo di denaro, sia quello scritturale che le banconote. E perché la Banca Nazionale Svizzera? Perché qui ci aspettiamo già delle obiezioni, Banca Nazionale, Banca Centrale, eccetera. Però questa è una forma di rispetto per la Costituzione svizzera. Il Parlamento ha deciso all'inizio del 1900 di costituire una banca centrale che avesse il compito di gestire tutta la politica monetaria del paese. Quindi è soltanto la Banca Nazionale Svizzera che può avere il compito di emettere nuovo denaro e questo nuovo denaro deve essere emesso esente da debito e deve essere concesso o allo Stato o ai cantoni oppure direttamente ai cittadini. La quantità di denaro, perché questo è un altro aspetto importante, la quantità di denaro lo deciderà la stessa banca centrale e l'obiettivo della banca centrale dovrà essere quello di assicurare una crescita economica moderata. Quindi se ce ne sarà troppa la dovrà levare, se ce ne sarà poco la dovrà aggiungere e potrà prestare il denaro direttamente anche alle banche, affinché possano concedere a loro volta i prestiti. Ma la domanda successiva è: quale sarà la destinazione di questo nuovo denaro emesso dalla Banca Nazionale Svizzera? E qui entra in gioco il Parlamento svizzero. È il Parlamento che deciderà, quale organo sovrano, che deciderà la destinazione di questo denaro. Per farvi un esempio, questo denaro potrebbe andare o a finanziare la spesa pubblica o a ridurre il debito pubblico dei cantoni, oppure a finanziare progetti infrastrutturali, o a finanziare il sistema pensionistico, o direttamente ai cittadini. Quindi sarà il Parlamento che lo deciderà. Tanto per darvi un'idea, perché una delle obiezioni è: ma cosa ho da guadagnarci da questa riforma? Siamo qui a Monza all'incontro sul signoraggio bancario organizzato dal Movimento 5 Stelle Monza. Sta parlando Sergio Morandi
dell'iniziativa referendaria svizzera Moneta Intera, che chiede l'abolizione del signoraggio delle banche commerciali, l'abolizione della riserva frazionaria. Pari a circa 50.000 euro, 50.000 euro distribuito su 10-15 anni. Non è cosa da poco, ma è comunque una cifra importante considerato che sarebbe attribuibile a qualunque cittadino. Infine, appunto come dicevo, c'è l'aspetto legato ai conti correnti. Questi conti correnti non faranno più parte del bilancio delle banche, saranno posti fuori bilancio. Il referendum sarà tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018. I risparmi della collettività saranno sempre al sicuro. Vi sono alcuni altri vantaggi. Prima di tutto non ci sarà questa spinta ossessiva a prestare denaro, che è la causa principale delle crisi finanziarie che si sono succedute soprattutto negli ultimi decenni. Ci sarà un sistema più trasparente, perché sarà soltanto un'autorità che metterà denaro, e questo potrà essere verificato in quanto la banca centrale presumibilmente dovrà contabilizzare tutto il nuovo denaro creato. E inoltre la politica monetaria sarà molto più efficace, perché anziché agire sui tassi di interesse, agirà direttamente sulla massa monetaria, e quindi sarà più efficace nel controllare la crescita economica. Sì, certo, fate domande e compatibilmente con i tempi proviamo a farle. La banca dovrà più essere salvata e avremo un sistema in cui finalmente tutti i soggetti economici sarebbero sullo stesso livello di parità, non qualcuno con dei privilegi e altri con meno privilegi. E inoltre vi sarebbe anche all'interno del settore bancario una maggiore concorrenza tra banche grandi e piccole, cosa che oggi non avviene. E infine, come accennato anche già brevemente da Constantin, ci sarebbe un impatto ambientale favorevole, e questo rappresenta un fattore non certo marginale. Grazie. No, volevo una precisazione ottimistica, nel senso che hai detto oggi nelle banche non esiste, ok? Ma in passato sì. Non esiste cosa? Non esiste questo, diciamo, questo modo di gestire il denaro pubblico del privato. Hai concluso il tuo intervento dicendo che oggi le banche, questo con le banche di adesso non avviene più. Non avviene più, ma prima avveniva? E questa è la domanda. Storicamente. Non sono sicuro di aver capito la domanda. Il sistema come funziona adesso ha funzionato sempre in passato, non è diverso. E con la riforma che il sistema cambierebbe, il paradigma di riferimento sarebbe... Domanda, un'altra cosa. Domanda, prima che facessero queste cose le banche... Quali cose? E questa creazione di questa deregolamentazione, prima non c'era... Ma prima, allora, è sempre stato, c'è sempre... Allora, da quando c'erano i commercianti d'oro che si è cominciato a creare denaro dal nulla? Poi è evidente che se la moneta era legata a un bene prezioso come l'oro, questa manipolazione era limitata. Dal momento in cui nel 1971, se non vado errato, c'è stato Bretton Woods, a quel punto era possibile fare qualunque cosa. Da qui l'esplosione della massa monetaria mondiale, per cui oggi l'80% del denaro finisce nel settore finanziario e solo il 20% del settore dell'economia reale, e per questo motivo il debito pubblico, il debito mondiale complessivo dal 2008 a oggi, malgrado la crisi, è cresciuto del 25%. Quindi le prospettive sono per andare a finire diretti contro un muro. Se non cambiamo questo sistema rischiamo veramente grosso, e quindi soltanto cambiandolo poi possiamo migliorare la società. Ecco, mi interessava questo chiarimento storico. Grazie. A proposito della messa fuori bilancio dei risparmi, io non so come sia la Costituzione svizzera,
però nella Costituzione italiana mi pare che, non so se l'articolo 47 o 45, dice che lo Stato tutela il risparmio in ogni sua forma. Quindi la copertura, diciamo, la garanzia sui depositi di risparmio non dovrebbe essere una concessione che fa la banca, ma dovrebbe essere la banca a essere obbligata dalla Costituzione a mantenere questa situazione. Vi do un esempio, poi le do la parola. Un esempio, questo fondo di garanzia a tutela del risparmio in Svizzera, perché anche in Svizzera c'è il limite dei 100.000 franchi, qui 100.000 euro, in Svizzera 100.000 franchi, quindi i depositi in teoria sono garantiti fino a 100.000 franchi in Svizzera. Il fondo di garanzia equivale a 6 miliardi di franchi. 6 miliardi di franchi equivale a circa lo 0,3% dei depositi complessivi. 0,3%. Quindi, in caso di crisi sistemica bancaria, i tuoi depositi sono in realtà pari a 0,3%. Non so bene quali siano i numeri in Italia, ma esiste un fondo di garanzia rappresentato dal contributo che ogni banca mette, e il fondo interbancario, e se ovviamente una grossa banca salta, penso che questo fondo interbancario non esista più completamente, perché si tratterebbe di una crisi sistemica. Sì, però la Costituzione non pone un limite, dice che la Costituzione è una cosa, la realtà è un'altra. Scusate, abbiamo le domande dal web, della pagina Facebook No Censura, scusate. Che rapporto c'è tra rating e banche? L'Italia è stata appena declassata, cosa comporterà? Quindi il rapporto fra signoraggio e il rating delle società di... Dato che non saprei dare una risposta. Il rating definisce il grado di affidabilità di un istituto. Le modalità in cui vengono definiti questi rating lasciano molto a desiderare, l'abbiamo visto con la crisi, con l'ultima crisi del 2008, con Standard & Poor's, Moody's. Direi che io ho partecipato al rating di alcune aziende, e siccome sono le stesse aziende che pagano le società di rating, non ci si può aspettare un giudizio davvero obiettivo, è impossibile, quindi non darei troppa importanza. Cioè, partecipato vuol dire che hai fatto parte? Sì, ho seguito delle situazioni in cui aziende chiedevano il rating a Standard & Poor's o Moody's. Ok, grazie. Prego. 5 Stelle di Varese. Un po' di ordine nella mia testa. Un po' di tempo fa, voce scandita, un po' di tempo fa, che vieni da lontano, mi era stato detto, quando andavo ancora a scuola, che gli stati potevano stampare moneta fino a coprirli con i propri depositi aurei, almeno questo tanto tempo fa. Vabbè, insomma, quindi se è ancora così, non è più così. Come se ne esce, cioè, da questa situazione? Cioè, con la moneta che voi proponete, come si parte? Cioè, bisogna azzerare, bisogna resettare tutto quanto fino adesso c'è? La batteria di... Ok, forse il telefono, Credo di aver capito la sua domanda, e quindi provo a rispondere. Non bisogna resettare niente. Il sistema funziona in modo che dal momento in cui la riforma dovesse passare e questi dettami dovessero entrare nella Costituzione svizzera, dopo i necessari tempi tecnici e i decreti attuativi, la banca centrale potrà cominciare a mettere nuovo denaro. Per quello che riguarda invece il denaro in circolazione, coperto da che cosa? Non esiste il denaro non è altro che un'anticipazione di valore sulla produzione di un paese in un determinato periodo.
non è coperto da che cosa? Se la Banca Nazionale Svizzera dovesse decidere che il tasso di crescita moderata adeguata in quel momento particolare della storia dovesse essere l'1% e il prodotto interno lordo della Svizzera è circa 700 miliardi di franchi svizzeri, dovrà emettere nuovo denaro pari a circa 7 miliardi di franchi. Ok? Perché si presume o si vorrà stimolare l'economia in modo che la produzione, i beni e i servizi equivalga a quell'1% o 7 miliardi. Ok? Per quanto riguarda invece il resto del denaro in circolazione, man mano che viene prestato, viene rimborsato dai prestiti ipotecari, 3 anni, 5 anni, 10 anni, anche quello diventerà moneta intera. Ok? E quindi il cliente deciderà, una volta rientrato di questo denaro, se mettere una parte in conti correnti garantiti, sicuramente garantiti, oppure investirli in conto risparmio. Poi potrà naturalmente comprarsi delle obbligazioni dell'azione. Siamo sulla pagina Facebook No Censura, al convegno sul signoraggio bancario organizzato dal Movimento 5 Stelle di Monza. Noi stiamo dicendo due parole che ci saranno, naturalmente con questa moneta di interesse bassa e quella di Svizzera, due monete in circolazione. Una costruita dalla Banca Federale Svizzero e una moneta intera. È la stessa cosa. La stessa cosa? Non c'è niente. Perché c'è sulla... moneta, la chiami moneta sovrana? Sì. Sull'euro, sulla banconota della Repubblica Italiana, c'è scritta Banca della Repubblica Italiana, per distinguere dall'euro, ci dovrà essere nessun qualcosa per distinguerlo. Ma saranno tutte e due monete simili? Allora sì, se lei si riferisce a quell'esempio di Grillo, esatto, dove diceva perché non c'è scritto Banca d'Italia e non Repubblica Italiana, nel caso della riforma monetaria, come dicevo prima, siccome la Banca Nazionale Svizzera è un'istituzione voluta dal Parlamento svizzero nel 1891, il denaro creato dalla Banca Nazionale Svizzera è come se fosse creato dallo Stato, quindi è la stessa cosa, quindi non cambia niente, però l'autorità preposta ad emettere questo denaro sarà la Banca Nazionale Svizzera, non la Confederazione Svizzera. La Confederazione Svizzera già oggi emette, come anche nel caso dell'Italia, le monete. Quindi abbiamo già un esempio di moneta intera, perché il denaro emesso, le monetine emesse dalla Confederazione o dalla Repubblica Italiana, anche quelle in euro, quello è denaro della collettività, quindi abbiamo già un denaro, moneta intera. No. Le monete sì, le monete sono dello Stato, della collettività. Beh, infatti il signoraggio è la differenza tra il costo di produzione e il valore facciale del titolo, ok? Nel caso della banconota costa ancora meno della monetina, nel caso della moneta scritturale, delle banche, costa praticamente zero, cioè la fatica che si fa a battere sulla tastiera un milione di franchi o di euro. Io vengo dal Ticino come voi, sono venuto per conoscervi. Bravo, grazie. Perché vorrei poi parlarvi privatamente, vedere se possiamo organizzare un'analoga conferenza nel corso dell'anno del Ticino. Anche se, premetto, nei confronti di questa iniziativa io sono il presidente liberisti ticinese, abbiamo una base elettorale di... Scandisci le parole perché... Sono il presidente dei liberisti ticinesi, una base elettorale di 200-300 anime, quindi al di là della parolona presidente siamo ben poca cosa. E ci siamo però chinati come prendere posizione rispetto a questa iniziativa. E vi dico subito che la prima parte ci trova perfettamente con Sezzietti.
Cioè il fatto che la riserva frazionaria sia lo strumento di creazione del denaro da parte delle banche, di ingerenza nel ciclo economico fino a pomparlo, ad avere bolle per poi farle esplodere con le conseguenze che tutti noi vediamo, ci trova perfettamente consenzienti. Quindi siamo riuniti e abbiamo deciso di appoggiare l'iniziativa e di essere parte attiva. Purtroppo, da liberisti, non siamo d'accordo sulla seconda parte. Questo ci spiace dirlo, ma come si dice, turandoci il naso, voteremo quando sarà il momento per la vostra iniziativa. Grazie. Perché non siamo d'accordo sulla seconda parte? Perché è un modo dirigistico e monopolista di governo di un'economia. Quando si accetta il principio che la moneta venga creata da un ente sovrano, il quale, come ha detto lei poc'anzi, stabilisce quella che deve essere la crescita in un paese, economica, ci ritroviamo appunto a capo al solito Deus ex machina che condiziona le libere scelte degli individui e l'economia libera. Quindi su questo punto, se l'iniziativa si fosse limitata ad attaccare la riserva frazionaria, che è all'origine anche in questa terribile crisi che stiamo vivendo, la prima causa, poi il resto sono tutte cose magari derivate, il male deriva da quello, l'avremmo votata con più soddisfazione. Su questo punto non voglio togliere spazio agli amici qui di Monza, quindi non dirò perché sono, oltre a quello che ho già detto, così contrario alla seconda parte dell'iniziativa. Se siamo d'accordo ne discuteremo nella conferenza che faremo a Lugano. Mi lasci rispondere però brevemente, se mi dà il microfono, per favore. Va bene, grazie. Sì, capisco la sua obiezione. Effettivamente, quando si fanno queste proposte c'è sempre un aspetto, un sospetto, no? Perché lo Stato interventista, eccetera, eccetera. Però quello che noi diciamo è che se la Banca Centrale si limita soltanto a definire un certo tasso di crescita, che è anche comprensibile, perché non si può lasciare sempre solo al mercato di decidere, anche proprio per il motivo, che la ricerca ossessionata del profitto potrebbe andare a discapito della collettività nel suo insieme. Quindi il fatto che ci sia un'indicazione e poi il Parlamento decida come impiegarlo, questo è un altro paio di maniche. Fra l'altro mi auguro che voi diventiate una forza importante al Parlamento svizzero, così sarete in grado di decidere dove destinare questo denaro. Se troviamo questo accordo, parliamoci. Ne parleremo a Lugano. Ok. Sergio, ne parleremo a Lugano. Lascio un attimo a Costa. Vorrei solo aggiungere che Sergio prima ha menzionato un attimo la votazione in Svizzera del 1891, dove è stata dopo instaurata la Banca Nazionale. E prima di questo periodo in Svizzera c'erano circa 800 valute in circolazione. Ogni banca creava il proprio denaro, ogni cantone creava il proprio denaro ed era un casino. C'era una crisi finanziaria dopo l'altra ed è proprio per questo motivo, perché i privati non sono riusciti a gestire, che è stata introdotta la Banca Nazionale. Prima di che anno hai detto, scusa? 1891. Fino al 1891? Sì. Fino al 1881 la Confederazione aveva la prerogativa sulla creazione di monete metalliche, ma le banconote venivano create privatamente. La votazione del 1891, dove tra l'altro anche i liberali erano a favore dell'istituzione di una banca centrale. C'è un signore con la parola. No, aspetta, c'è un attimo Matteo, poi grazie, molto interessante. Volevo capire, quando si parlava di regolamentazione del sistema dei prestiti da parte delle banche, quindi la gestione del denaro da parte delle banche, volevo magari qualche notazione in più, vale a dire come funziona, ci sarebbe un regolamento,
ci sarebbe un controllo mensile annuale da parte delle, dell'ente che governa la Svizzera in questo caso. Quindi devo capire questa cosa, come funziona proprio materialmente questo controllo, questa gestione, questa regolamentazione del sistema dei prestiti da parte del banco. Altra cosa, lo sbilanciamento, quindi l'economia è tutto sul treno della finanza e non su quello della stazione di clienti, servizi, eccetera. Quale impatto potrebbe avere questa moneta che viene appunto da voi teorizzata? Vale a dire, si riesce poi a riequilibrare le cose, quindi a far perdere importanza alla finanza, diciamo al sistema finanziario. Terza cosa, perché proprio dalla Svizzera ovviamente, invece in altri paesi questo movimento che avete presentato, come funziona, ci sono già delle cose, insomma, cosa si sta facendo fuori dalla Svizzera? Sì, ecco. Mi sono già dimenticato. Ecco, sì, sui prestiti delle banche. No, a noi non interessa come opereranno le banche. Questo non è il nostro compito. Con grande gioia del nostro concittadino ticinese, noi non vogliamo regolare le banche. Se le banche vorranno fare investimenti speculativi, vorranno fare prestiti per la finanza, lo facciano. Però se falliscono non devono chiedere soldi al contribuente. Questo che noi... Ma ne troveremo degli altri. E sulla banca nazionale. Il problema è cosa fanno i correntisti. Ma i correntisti hanno la scelta. Innanzitutto sanno che se hanno la scelta tra avere il conto corrente a tasso zero, quindi garantito, sicuro, oppure fare un conto a termine, remunerato, che la banca potrà utilizzare per concedere prestiti. Quindi il cliente saprà esattamente, facendo una scelta o l'altra, quali sono le conseguenze. Per dividere i correntisti, quindi chi deposita... Da chi invece no, tutte e due, sono due tipi di depositi. Uno deposito il conto corrente a tasso zero, e l'altro è un conto risparmio o a termine remunerato a un tasso di interesse che verrà fissato dalla concorrenza del sistema bancario. A rischio, certo. Ci sono delle domande qua, degli interventi qua. E poi il signore Norberto Riva. Volevo chiedere se la banca svizzera, la voce è scandita, Norberto. La banca svizzera, chi sono i proprietari? Se è proprietario dello Stato o se è di proprietà dei privati, come è la Banca d'Italia, che è una società per azioni? Questa è come prima domanda. La seconda domanda sul secondo filmato. Sembra di capire che quando viene creato il denaro, poi viene restituito, questo denaro si azzera. Io non ne sono tanto convinto, si azzera o sparisce. Penso invece che questo denaro sparisca e vada a finire in altri lidi. Sostanzialmente la banca, quando presta 100.000 euro, il suo guadagno è 100.000 euro, cioè il capitale più gli interessi. Poi questo 100.000 euro di capitale lo fa sparire. Una risposta, ma è possibile che ancora oggi si pensi che fin ci sia corrispondenza tra quantità di denaro creato e l'oro? È dal 15 agosto 1971 che non c'è più. 71. 15 agosto 1971, cos'è? No, ribadiamolo, che lo capiscano 1971, tutti. 15 agosto me lo ricordo perché compio gli anni, è facile ricordare. Ma i 60 miliardi che tutti i mesi uno dei componenti della Troica, Draghi detto Mario, presta alle banche, ma dove va a prendere? Computer? Schiaccia. E poi gli presta le banche. E cosa le fanno queste banche qua? Vanno a comprare i titoli di Stato, guadagnando il 4%, indebitando con un debito detestabile e inestinguibile gli Stati. Inestinguibile. Quindi è fondamentale recuperare quella che si chiama, diciamolo bene, sovranità monetaria. Deve essere lo Stato a creare il denaro, e questo denaro deve essere, e uso un termine del professore Auriti, accreditato ai cittadini e non addebitato. Ecco.
un secondo. Ne approfitto per dire che entro le 18 parlerà il principale allievo, il professor Olietti, Antonio Pimpini. Prego. Sì, per quanto riguarda la domanda a chi appartiene alla Banca Nazionale Svizzera, la Banca Nazionale Svizzera gode di uno statuto speciale, è di proprietà dei cantoni e delle banche cantonali, però ci sono anche degli azionisti privati, di cui il più importante è un azionista di cittadinanza tedesca che detiene il 6%, e tutti gli altri invece hanno quote inferiori al 2%, che non devono essere necessariamente dichiarate. Come si chiama questo signore? Lo deve andare a vedere. Dottor Theo Seibert. Il dottor Theo Seibert. Io capisco le perplessità ogni volta che si parla di una banca centrale, perché purtroppo a seguito della crisi del 2008 le banche centrali si sono sostituite alle banche private e hanno compensato per la mancanza di creazione di denaro improvvisa, che è stata la causa principale della crisi, ed è questo che rispondo anche a lei. Il denaro sparisce, poi che prenda strade, come teorizza qualcuno, di qualche tipo che rappresenti una forma di riciclaggio in grande scala, io questo non so rispondere, però resta il fatto che nel caso della nostra riforma è il Parlamento che decide la destinazione di questo denaro e la Banca Nazionale dovrà sicuramente contabilizzare questo denaro. In questo modo noi pensiamo di avere fatto la quadratura del cerchio in buona parte. No, questa non è la riforma ottimale che risolve tutti i problemi, ma è la madre di tutte le riforme, perché per fare qualunque altra riforma che porti a una società con meno disuguaglianze sociali ed economiche, bisogna partire da questa riforma, altrimenti non sarà possibile. Non sarà possibile. Quindi è per questo che noi crediamo che se dovesse mai passare questa riforma in Svizzera, gli altri paesi saranno costretti a seguire, tutti. Quindi se vinciamo, anche l'Italia? Anche l'Italia? Inizierà un effetto a valanga che porterà più o meno tutti dietro. Quindi per questo noi siamo seguiti da diversi altri movimenti che auspicano lo stesso tipo di riforma nostra e ci incitano a portare avanti il nostro discorso, perché noi abbiamo la fortuna in Svizzera di avere lo strumento del referendum, e anche se no, noi abbiamo un referendum propositivo che è un po' diverso, cioè che è uno strumento esecutivo, però lo possono ripetere. Esatto, iniziativa, sì, ho detto iniziativa popolare, è un'iniziativa popolare, l'iniziativa è il popolo che chiede. E quindi se dovesse passare da noi succederebbe la stessa cosa in molti altri paesi, e grazie, siamo molto profondamente contenti che in Svizzera esista questo strumento. Certo, non è tutto rose e fiori, non vuol dire che perché si fa una proposta sensata questa necessariamente passi, però ci offre delle opportunità enormi che noi intendiamo sfruttare con questa iniziativa. Quindi abbiamo bisogno del sostegno di tutti, soprattutto dei concittadini svizzeri, sperando che capiscano l'importanza di questa riforma, non soltanto per noi ma per le generazioni future. In bocca al lupo. Vorrei solo aggiungere la questione della forma giuridica della Banca Centrale, Banca Nazionale. Noi l'abbiamo lasciata aperta volutamente, però nel nostro testo di Costituzione, secondo il nostro testo, il Parlamento dovrà rivalutare la forma giuridica della Banca Nazionale per vedere se l'attuale forma giuridica può adempiere al mandato costituzionale che noi gli abbiamo dato. Quindi non è certo che se la riforma passi, dopo la Banca Nazionale Svizzera sarà ancora come oggi, è una società per azioni di diritto particolare, come ha spiegato Sergio, in parte in mano ai cantoni. Quindi questa questione è ancora aperta.
la separazione delle banche commerciali dalle banche aspetta. Investimento non sarebbe fatele cosa col microfono le domande, se no in diretta siamo piuttosto seguiti in diretta. Capisco una cosa, però la questione è che deve essere il Parlamento a impostare la politica monetaria, no? O la distribuzione o la ecco, non capisco questo perché non ha la competenza per farlo. Questo è un dirigismo, veramente un dirigismo statale, pubblico, perché non è, deve essere lasciato. Cioè io capisco tutto il discorso, lo accetto. Per esempio, io sono stato da giovane, mi occupavo di politica monetaria, ho studiato in America, ho lavorato là e proprio su queste cose. In America facevano una politica, ascolta, le banche, uno alla volta. Anzi, scusate. C'era una politica che si chiamava asset management, cioè dicevano alle banche, a quelli che si occupavano degli attivi, quanto imprestate quest'anno, e loro calcolavano, e poi dicevano a quelli dell'asset management, raccogliete, e qualche volta capitava che raccoglievano, ma quelli là non prestavano, quindi era la casa di manager degli attivi, no? Perché alla fine gli costava interessi. Ora, è la capacità della banca che deve decidere come imprestare i soldi. Lo Stato può occuparsi col Parlamento dell'utilizzo dei soldi per la spesa pubblica, per gli investimenti pubblici, qui siamo d'accordo, ma nel privato non può, deve essere lasciato allo Stato, no? Cioè alle banche, le banche devono decidere come fare, poi dopo il conto corrente non è remunerato ed è garantito, quell'altro è remunerato e non è garantito, cioè è a rischio, lì siamo d'accordo, però questa idea del Parlamento non la capisco. Aspetti, le rispondo. Noi diciamo esattamente la stessa cosa. Noi diciamo esattamente la stessa cosa che ha detto lei. Cioè il Parlamento, tramite i suoi rappresentanti del popolo, a meno che non vogliamo dire che il Parlamento non sia rappresentativo del popolo, se è quello che intende lei, ma non credo che sia il caso, tutto il nuovo denaro dovrà decidere come impiegarlo il Parlamento svizzero. Per quanto riguarda invece la politica dei prestiti delle banche private, ma facciano quello che vogliono. Il Parlamento non interviene in quell'aspetto lì, interviene solo nel nuovo denaro creato che è rappresentativo dei beni e servizi che verranno generati in un periodo futuro da quel paese, non la politica dei prestiti. Poi la banca deciderà di prestare a Pinco Pallino, a fare quello che vuole. Quello non interessa a noi, farà quello che vuole. Ma se l'economia tira, se le banche possono dare più prestiti, se il Parlamento non ha votato, non so cosa dovrà fare, ma comunque ha votato la disponibilità di denaro, come fanno le banche a prestare? No, è la Banca Nazionale Svizzera decide l'ammontare di nuovo denaro che dovrà essere creato. È in quanto autorità predisposta a fissare le politiche monetarie del paese. Questo l'ha voluto la PNS, l'ha voluto il Parlamento svizzero, non l'abbiamo voluto noi. Quindi se non siete d'accordo per avere la PNS, dite non vogliamo avere la PNS, ma però facciamolo votare al Parlamento, mi pare che questo sia il minimo che possiamo chiedere, no? Allora, ci saranno due modi con i quali il denaro verrà messo in circolazione. Il primo è appunto esente da debito tramite i cantoni, la confederazione o i cittadini. Se questo denaro, poi appunto la Banca Nazionale decide la quantità, il Parlamento ne decide l'utilizzo. Dopo questo denaro finirà comunque alle banche e dopo le banche potranno prestarlo a chi vogliono. Se questo denaro non dovesse bastare e le banche necessitano più denaro, le banche in qualunque momento potranno andare dalla Banca Nazionale e farsi prestare denaro. Quindi non ci sarà una stretta politica. Questo è molto importante, è anche una critica che viene spesso fatta. Non sarà possibile, perché la Banca Nazionale in ogni momento può concedere crediti alle banche. Ma un controllo sì a questo punto? Sì, sarà controllato. La Banca Nazionale? Scusate, forse in Svizzera avete un Parlamento che è degno di questa cosa, ma noi, io sarei molto preoccupato di un Parlamento degno. Scandisci bene le...
Una domanda. Voi avete già avuto l'esperienza in Svizzera, si chiama Vir, non so se lo conoscete, è una moneta senza interessi e questa esiste da 150 anni, è salvato da già. L'economia è stata salvata due volte da questo Vir, adesso è quasi una piccola, un ricordo. In Europa però dobbiamo pensare, siamo qui in Italia, siamo europei, abbiamo questo foglio di carta che è scritto sopra euro, ma valgono di più quelli del Monopoli, quindi se uno vuole investire compra i soldi del Monopoli, perché sui nostri euro non vengo accusato come falsario, ma è la vostra esperienza che potrebbe essere la prima impulso a trasformare un'economia fittizia in un'economia reale, come quella che si conosce tra utilizzando dei veri soldi, quello che sta succedendo in Europa, poi in questo piccolo test che vogliamo fare in Europa, e dobbiamo pensare a salvare le nostre pezze, perché in realtà in banca non abbiamo niente. Se ognuno di noi va a prendere i suoi soldi, su 100 persone non ce n'è per 10. I pochi soldi. Quindi è una situazione drammatica. Quello che mi piacerebbe stasera, magari mettere un germoglio in questa discussione per cosa possiamo fare noi italiani per tutelarci, cosa possiamo fare noi italiani per stimolare che l'Europa si doti di uno strumento o analogo o comunque reale, perché non si sa oggi quanti euro sono stati stampati. Non esiste un documento ufficiale in Europa che dice, voce più alta, non si sente in diretta, esattamente quanti euro sono stati finora stampati. Questo è ufficiale. Grazie. Allora, noi abbiamo fatto uno studio per valutare le possibilità in Europa per un'introduzione di moneta intera. E lo studio è solo in tedesco, però c'è sul nostro sito. Comunque siamo arrivati alla conclusione che anche un paese singolo potrebbe un sistema analogo alla moneta intera, e questo sia restando nell'euro che uscendo dall'euro, non sarebbe in contraddizione con le leggi attuali addirittura. Quindi è possibile e vi invito a continuare i movimenti attuali che ci sono, perché è veramente fattibile, tecnicamente è fattibile. No, non voglio aggiungere niente a quello che ha detto Constantin, volevo chiedere eventualmente qual è la posizione del Movimento 5 Stelle su questo, così li mettiamo un po' in difficoltà, visto le poche difficoltà che stanno subendo in questo periodo, sapere un po' qual è la loro posizione, così li facciamo parlare un po' anche loro. Dobbiamo spazio a chi aveva delle domande. Se guardi, ci sono due cartelli che avevamo realizzato per gli italiani devono pagare 50 miliardi di euro di tasse in più all'anno per 20 anni per ridurre il debito ben oltre 1.200 euro a persona ogni anno, e quindi noi dovremmo versare 1.200 euro di tasse in più solo per ridurre il debito, e questo è quello che è il fiscal compact che noi abbiamo osteggiato. In fondo c'è un altro cartello dove appunto contestiamo il pareggio di bilancio, che è uno strumento che serve per appunto permettere allo Stato italiano di rimborsare il debito nei confronti appunto di banche private che le hanno create dal nulla e le hanno prestate allo Stato italiano. Il pareggio di bilancio serve proprio per tutto quello che non viene prodotto
non può essere speso e tutto quello che in più serve per restituire i soldi a queste banche. Voce scandita. Il livello di liquidità che viene immesso nel sistema, che adesso viene deciso dalla banca centrale. Io non capisco perché la decisione di un'autorità politica possa essere più efficiente di quello di un'autorità tecnica, nel senso che generalmente le decisioni dei politici sono, come devo dire, incentrate sul breve periodo o su, come devo dire, avere degli effetti immediati. Quello che potrebbe essere il risultato è inverso, cioè o avere un eccesso di inflazione perché lo Stato cerca di pompare, come devo dire, moneta nel sistema, o al fine di aumentare l'importazione attraverso il gioco che si fa sul valore della moneta. Non capisco, cioè, davvero come questa cosa possa trarre vantaggio all'economia. Cioè, ti domandano se i tecnici non sono politici, quindi tecnici. No, la riforma moneta intera non è per stimolare l'economia, non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è per creare una società più equa, dove il nuovo denaro deve andare alla collettività. Non è compito della riforma moneta intera fissare delle politiche economiche per lo sviluppo. Non è questo, non è questo. Semmai ci pensa il Parlamento tramite le sue commissioni o il governo, e la Banca Nazionale Svizzera non deve far altro che decidere la quantità di denaro da mettere in circolazione, di nuovo denaro da mettere in circolazione. Basta, è semplice, è inutile andare a cercare inflazione, non inflazione. L'idea è di non avere ovviamente inflazione, di avere una crescita moderata ma soddisfacente. Ho fatto l'esempio dell'1%, questo è quello che si vuole. Il resto non è compito di chi deve fare la riforma. Io prima ho detto di saperne un po' di più, poi ti ho scritto la parola velocemente perché forse il dubbio di Elia è un dubbio che ancora anche a me alleggia, perché è un tema da un certo punto di vista semplice da comprendere, poi se si entra un po' di più sì, vengono poi le complicazioni. Ma io credo che la differenza sostanziale sia il denaro che viene immesso sul mercato da una banca privata che lo crea dal nulla e che te lo chiede indietro con un interesse, e denaro che viene prodotto da una banca pubblica, quindi di proprietà dello Stato, dei cittadini, che lo immette nel mercato esente da debito, esente da interessi. Perché gli interessi, signori, sembra che noi... io ho fatto causa, come dicevo, a delle banche, perché gli interessi possono arrivare a superare l'importo che è stato prestato, ed è così nel caso del debito pubblico italiano. Adesso poi dopo il dottor Auriti mi correggerà se sbaglio. Il debito pubblico italiano adesso è composto da una parte più consistente, è quella relativa agli interessi, no? Insomma, io direi che questa non è una piccola differenza. C'era un altro signore che mi aveva chiesto dietro di lei, poi lei, poi lei. Moneta unica vuol dire moneta sonante, giusto? Moneta intera vuol dire moneta sonante, battere moneta. Moneta sovrana. Moneta sovrana, ma vuol dire battere moneta, giusto? Stampare. Non frazionare. Voi sapete quello che sta succedendo in India oggi? Allora la mia domanda è pertinente, no? India sarà un banco di prova di quello che è la globalizzazione della moneta a livello mondiale. Loro hanno ritirato le banconote di basso taglio. Vai, continua. Va bene. Loro hanno ritirato le banconote di grosso taglio dicendo di voler combattere mercato nero del lavoro, praticamente per fare cosa? Per ottenere un banco di prova per lanciare a livello mondiale il denaro elettronico, la moneta elettronica.
Per cui, a mio avviso, leggendo e documentandomi sotto questi aspetti, nel giro di 5-10 anni tutto questo non avrà più senso. Volevo appunto sapere qual era la vostra impressione in merito. Cominciamo a parlare anche di quello che sta succedendo in India. Poi c'è una domanda di Juan che è mezz'ora che ho prenotato. Questo del problema della cosiddetta cashless society, di una società senza contante, questo è un problema che esula dalla nostra iniziativa, però ha già accennato Costantina a questo aspetto, perché se arrivassimo qui sarebbe il coronamento di una situazione che non esiterei a definire di schiavitù totale. Quindi non saremo più liberi di fare quello che vogliamo, saremo ipercontrollati ed è totalmente contrario all'intenzione della riforma. Quindi assolutamente d'accordo con lei che questo esperimento spero fallisca e che sicuramente dobbiamo lottare perché questo non avvenga mai nei nostri paesi. Per fortuna in Svizzera la Banca Nazionale Svizzera ha deciso che la banconota di taglio da 1000 franchi resterà in circolazione, a differenza ad esempio della banconota da 500 euro, per cui la Banca Centrale Europea ha decretato l'abbandono. Quindi in America, negli Stati Uniti sta succedendo la stessa cosa sui biglietti da 100 dollari con la, da 100 dollari con Larry Summers che vuole che vengono aboliti. Quindi assolutamente d'accordo con lei per quanto riguarda questo aspetto. Quello che invece magari se non l'ho detto o non l'ho detto abbastanza in maniera abbastanza enfatizzata è che grazie alla riforma monetaria gradualmente il debito complessivo di un paese si ridurrà fino ad avere livelli più fisiologici. Quindi man mano si abbandonerà questo sistema basato sulla schiavitù del debito. Per questo è un altro aspetto importante della riforma moneta intera ed è per questo che noi ci battiamo, per non essere schiavi del debito. Come dice anche un famoso film che si chiama El concursante, lo trovate sottotitolato in italiano. Juan vuole fare la domanda e alle 18 si prepari l'avvocato Pimpini. Facciamo una pausa. Sì. Intanto rimango molto sorpreso perché avevo una decina di domande da fare, praticamente le hanno fatte tutte, per cui significa che quello che era veramente il succo è stato compreso ed è stato portato avanti da voi stessi come cittadini. Allora io dalla parte mia avevo una domanda per Sergio, che è una domanda un po' più particolare, non è una domanda prettamente economica ma un pochino più di comunicazione. La mia domanda era, siccome tu Sergio hai lavorato all'interno degli istituti finanziari, no? Conoscendo appunto quello che sono il loro potenziale di solito, no? Tu ritieni che le banche in questo momento, no, con questo vostro progetto, metteranno in campo le loro armi mediatiche per contrastare il vostro percorso, per quello che era appunto dell'annullamento della creazione della moneta dal nulla delle banche commerciali, oppure siete più speranzosi in questo riguardo? In realtà noi abbiamo il settore bancario che ci sostiene e ci sta finanziando con miliardi di franchi, che ovviamente è una battuta perché sì, ma ci sono cascati ovviamente è una battuta perché è impossibile, è ovvio, ci sono già espressi l'associazione delle banche svizzere e l'associazione delle banche ticinesi si sono già manifestate contrarie alla nostra iniziativa, quindi. E devo dire, forse con grande gioia del nostro presidente, che anche la Banca Nazionale Svizzera è contraria alla nostra iniziativa, il che fa pensare che forse qualche ragione ce l'abbiamo. Il governo? Il governo svizzero? Contrari. Allora, sarebbero altre due persone che vogliono fare delle domande, però ci sarebbe anche la necessità di qualcuno probabilmente di fare una pausa. Allora, ditevi voi se avete ancora pazienza, 5 minuti per le ultime due domande, poi facciamo la pausa, poi ascoltiamo il dottor Pimpini, oppure se vogliamo passare la pausa e poi al dottor Pimpini. Le domande sono rivolte a lui.
lo so, però qua si potrebbe anche andare avanti a anzio, siccome questo è un evento a cui ho tenuto molto che si realizzasse, vi invito a chiederci di realizzarne altri sotto questo segno che vi fai voi. La mia domanda, da diciamo, persona della strada, se parliamo di moneta unica, nel senso che non è una moneta frazionata, qui c'è il discorso del signoraggio e comprende a quella, questa è la prima domanda. La seconda domanda, sempre da persona della strada. Ragazzi, state disturbando la diretta però, fatelo parlare. Tempo sono le banche private che creano la moneta, benissimo. Allora, a quanto ho capito non c'è un limite per l'emissione di questa moneta. Però, diciamo, da quel un po' di storia così che è stata fatta, negli anni 20 in Germania, proprio perché non c'era un limite a questo stampo di moneta, si arrivò ad un'inflazione esagerata, che la gente andava a fare la spesa con le carriole di denaro. Qui invece non c'è il discorso di inflazione in questo momento, quindi vorrei capire bene com'è questo meccanismo. Anzi, siamo addirittura in una situazione qui in Italia di potenziale deflazione. La seconda, diciamo, osservazione corollaria è questa e questa. Abbiamo avuto recente alcune banche italiane che sono, insomma, praticamente fallite. Allora, se si possono stampare moneta, perché le deve dare lo Stato, che non se le stampano da sole e si, diciamo, in questo modo coprono magari da solo il buco che hanno creato? Queste domande. Diciamo, da cittadino della strada, che un po' ne capisce, capire il meccanismo. Grazie. Sì. Ascolti, io volevo fare una domanda semplicissima, mi volevo rifare un po' al pensiero del professor Auriti che ho avuto l'onore di conoscere personalmente. Allora, siccome la moneta, secondo Auriti, è l'unità di misura del valore, volevo capire se questo progetto di riforma, la vostra moneta è una moneta che viene posta a debito o una moneta a credito? Grazie. Quindi ne approfitto per ribadire che fra un quarto d'ora, 20 minuti, parlerà l'avvocato Auriti, discepolo, allievo e avvocato del professore. Faremo una pausa di 10 minuti e poi parlerà il dottor Auriti, prego. Pimpini, hai fatto confondere. Bisogna, noi vogliamo che tutto il nuovo denaro venga emesso esente da debito. È chiaro? Esente da debito, quindi non c'è nessun debito, non c'è nessun interesse, per questo che ho detto che il debito complessivo di un paese qualora passasse questa riforma si ridurrebbe fino ad arrivare a dei livelli fisiologici, quindi assolutamente no. Per quanto riguarda la sua domanda sul tasso di inflazione, questo possiamo fare degli scenari, però se il compito della Banca Nazionale Svizzera è quello di assicurare una crescita moderata dell'economia, si presume che non vi sarà inflazione, non vi sarà né deflazione né inflazione, e siccome la Banca Nazionale Svizzera potrà agire direttamente sulla massa monetaria aumentandola o diminuendola, non sarà più un problema di avere inflazione o no, e sarà molto più efficace rispetto a oggi. Ma adesso è quello che è, adesso lo vediamo tutti i giorni. A noi sappiamo che ci sono delle problematiche anche di quel tipo, legate al tasso di inflazione, alla deflazione, eccetera, eccetera. Se il sistema bancario crea troppo denaro, siccome l'80% del denaro va a finire nel settore finanziario, avremo un'inflazione dei prezzi delle attività finanziarie. Quindi, e siccome ad esempio oggi il costo del lavoro diventa una componente sempre meno importante, non avremo una inflazione sui prodotti, ci saranno dei servizi che cresceranno di prezzi e altri che scenderanno, quindi è cambiato un po' il contesto, ma a noi quello che interessa è che non ci siano più queste problematiche, non si debba più parlare inflazione, non inflazione, deflazione, non ci sarà più questo. Questa è una delle forze della nostra riforma, per quanto impossibile possa sembrare. Ok, allora facciamo 10 minuti di pausa, poi parlerà il dottor Antonio Pimpini. Lo diciamo anche per la diretta Facebook.
Quindi riprendiamo con la diretta Facebook fra 10 minuti e un quarto d'ora. Sempre sulla pagina Facebook No Censura.